Ricordatevi che dovete mettere la formazione entro venerdì sera. Cosa significa questo? Significa che tanto tempo per andare dietro alle probabili non ne avete. Si torna in campo subito, non c'è tempo di riprendersi. C'è stata la Coppa Italia, la 18ª giornata parte subito di venerdì e parte con il botto, perché c'è subito il big match, secondo me molto indicativo per il proseguo del campionato tra Napoli e Juventus. Come sempre, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, cliccare sulla campanellina per sapere quando esce il nuovo video, attivare le notifiche, sapere quando siamo live e seguirci su tutti i nostri social, Instagram, TikTok, dove trovate, soprattutto in questo periodo, post e reel e video brevi sui consigli di formazione giornata per giornata, ma anche i consigli per l'asta di riparazione, gli scambi, quali giocatori tenere, quali svincolare. E partiamo ovviamente, come sempre, su Fantalab, perché adesso arriva una delle novità, ovvero la possibilità di mettere i consigliati e i non consigliati. Iniziamo dal Napoli. Ragazzi, consigliato il Napoli in blocco. È la partita. È la partita. Però se devo consigliarne proprio tre, io vado con Osimhen, vado con Zielinski. Io voglio dare fiducia anche a Kvaratskhelia. È un po' in calo, classica partita dove il Napoli potrebbe anche accusare l'ambiente, d'accordo? Io voglio dare fiducia al Napoli, è un importante spartiacque. Sconsiglierei Politano, l'ho visto un po' in ombra. Ecco, un altro che mi sento di magari sconsigliare è Mario Rui. Juventus, ragazzi, io ho visto un grande Chiesa dentro. Consigliato, il primo consigliato. Voglio dare fiducia a Milik. Magari può scapparci il gol dell'ex. E metto dentro Szczęsny. Finché ha questo ruolino di marcia. 7 clean sheet nelle ultime 8 partite. Sconsiglio Alex Sandro. E oggettivamente sconsiglio anche Locatelli. Perché contro l'Udinese è il giocatore che mi è piaciuto di meno. Cremonese. La Cremonese gioca contro il Monza. È una partita delicatissima. Consiglio Dessers, magari può far comodo. Consiglio Valeri, che comunque ha una media voto interessante. Io metterei dentro anche Okereke. Se magari avete uno dei due attaccanti della Cremonese, è una partita dove possono essere schierati. Per il resto, tra i tanti giocatori che posso sconsigliare, uno è Meite. Se lo avete, perché comunque il Monza anche contro l'Inter a centrocampo mi è piaciuto. Meite potrebbe avere maggiori ruoli di interdizione e quindi può darsi che ci scappi facilmente il cartellino. Monza, io ho visto fare una grande partita a Pessina e ve lo consiglio caldamente. Quindi pollice verde per Pessina. Churria è l'uomo del momento, se lo avete mettetelo in campo. Non mi è piaciuto per niente contro l'Inter, tant'è che nelle pagelle di Eurosport l'ho dato 4 e mezzo, però punterei sul riscatto di Carlos Augusto. Terrei un po' fuori Marì, al di là dell'errore con l'Inter, e un altro giocatore che non mi è piaciuto per niente è Izzo. Lecce Milan, primo nome consigliato, Colombo. Il Milan farebbe bene a riprenderlo subito. Lo metto dentro contro la sua squadra, perché in questo il Milan è clamoroso. Giocatori in prestito e giocatori in prestito cresciuti nel vivaio del Milan segnano sempre contro il Milan. Quindi Colombo dentro, di default. Metto anche dentro Strefezza, perché è il classico giocatore che può mettere in difficoltà il Milan. Siccome il Milan fatica tremendamente a segnare, io una chance a Falcone gliela do. Rischioso, però gliela do. Tra i non consigliati, direi Gendré e poi forse anche questo Gonzalez. Milan, Giroud, dentro. Leao, dentro per il riscatto. Io vedo un Pierre Kalulu molto in forma, soprattutto per il modificatore. Mi sento di consigliarlo. Per quanto riguarda invece Saelemaekers, non l'ho visto bene contro il Torino. Virerei su altro. Virerei su altro anche per quanto riguarda De Ketelaere. Inter contro il Verona.
Secondo me non è una partita semplice questa per l'Inter. Martinez dentro, Lautaro, per me il giocatore più in forma insieme a Osimhen del campionato. Di Marco, io continuo a non capire perché agli interisti non piaccia Di Marco. Chiaramente Dzeko dentro. Per tutto il resto, Bastoni si mette, Skriniar si mette. Terrei in panchina Dumfries, perché non sta avendo un gran momento. Viriamo su altro, d'accordo? Se gioca, metto Darmian, sicuro. Consigliatissimo Darmian. Barella secondo me riposa perché è uscito malconcio alla sfida contro il Monza e Inzaghi non può permettersi di perdere Barella. Attenzione, perché quando manca Brozovic e Barella all'Inter, l'Inter fatica terribilmente. Verona, Lazovic, ragazzi, va ammesso, è in forma, per forza, consigliatissimo. Doig, perché no? Io metto anche Juricic, perché se l'Inter effettivamente gioca con De Vrij in panchina, io mi fido poco. Tamezze ha una partita un po' complessa, lo terrei a riposo. E anche questo Davidovic mi piace ben poco. Stesso discorso per Montipò. Sassuolo-Lazio, cavalcare Berardi, ragazzi, dentro. Sassuolo non è in un momento di forma strepitosa, però Berardi segna, il rigorista è il primo a montare in macchina, Berardi. Laurienté, il gioco sulle fasce per entrambe le squadre è molto importante. Mi aspetto bei duelli, sia a destra sia a sinistra, quindi dentro anche Laurienté e Frattesi. Core de Roma, romanista contro la Lazio. Evito di mettere Pegolo, attenzione perché consigli, come vedete, proprio su Fantalab, codice sconto Fantabros per la versione premium, come vedete è tutto rinnovato nelle grafiche. Consiglia una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro, rientro metà febbraio, auguri. Eviterei anche di mettere Rogerio e anche Erlich. Ecco, Lazio, Mobile, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Zaccagni, Luis Alberto dentro con la moto. Sassuolo è in difficoltà, la Lazio non chiude le partite. Detto questo, ragazzi, bisogna fidarsi dei giocatori offensivi della Lazio. A me questo Isai piace poco, è un fedelissimo di Sarri, però se proprio mi devo sconsigliare un giocatore, vi sconsiglio Isai. Torino Spezia, Torino galvanizzato dal successo meritato a San Siro contro il Milan. Tra Vlasic e Miranchuk in Coppa Italia non me ne è piaciuto uno. Mi è piaciuto molto Lukic, cuore granata, quindi dentro Lukic. Dentro anche Vojvoda, altro giocatore che mi è piaciuto. E ragazzi, dentro questo Milinkovic-Savic, perché, ripeto, non avrà un grandissimo stile, non blocca un pallone, però gli arrivano un sacco di tiri, questo li respinge e sono punti. E visto che ci siamo, dentro anche Sanabria, dai, diamogli fiducia se non avete alternative migliori. Per quanto riguarda i giocatori che non mi sento di consigliarvi, se lo avete GG, state espulso contro il Milan, non è che l'abbia visto molto in forma. Sono più giocatori che consiglio del Torino che quelli che non vi consiglio. Buona occasione anche per Zingo, visto che Lazaro è in dubbio, anzi non è in dubbio, sicuramente non gioca. Zingo si gioca tanto, sfruttiamolo e mettiamolo dentro. Spezia, Benzola, nuovo nickname, dentro. È un top, trattiamolo da top. Dentro tutte le domeniche, Benzola. Agudelo mi sono stufato di consigliarlo, anzi guardate, lo metto tra i non consigliati. Consiglio Rezza, assolutamente sì. Anche quel Nicolau, se qualcuno ce l'ha, lo terrei fermo. Mi aspetto una grande partita da parte del Torino. Quindi lo Spezia che tende a rilassarsi, tende a subire gol, io anche Drongoski allo Stadio Grande Torino lo terrei in panchina. O comunque il portiere dello Spezia, chiunque giochi. Bastoni S, lo stavo cercando ovviamente dentro, ragazzi. Udinese, Beto, mi piace poco l'Udinese senza De Olofeu. Manca di frizzantezza, d'accordo? De Olofeu è in panchina. Che faccio, doppia? Lo schiero o meno? Non è in odore di titolarità. Però ragazzi, io me lo rischio.
Pereira da capitano non ha giocato benissimo contro la Juventus, però potrebbe riprendersi. Udoji è dentro. Lovric, Samardžić. È inutile che io mi ripeta continuamente. L'ultima volta per lavoro mi sono occupato di Udinese Juventus. Lovric più cervello, Samardžić più piede e castagna da fuori aria. Non impazzisco per nessuno dei due, devo essere sincero. Se le avete tutte e due, vi consiglio almeno uno di scambiarlo, perché è inutile tenerle tutte e due, tanto tutte e due in campo non li mettete. Ragazzi, Lovric o Samardžić, fantacalcisticamente parlando, sono uguali. Se non avete di meglio, dentro anche Lovric. Success fa tanto là davanti, però concretizza poco. Contro il Bologna subisce tanto. Mi è piaciuto poco Bijol, magari giocava contro la Juventus, però è impreciso. Oggettivamente aspetterei che si riprenda un po'. Dentro Silvestri, grandissimo portiere. Bologna, problemi per Arnautovic, problemi per Zirkzee. Dovrebbe partire Sansone titolare. Fiducia Orsolini, il vero attaccante del Bologna è lui. Mi sento di consigliarvi Ferguson. Per il resto, ragazzi, Lukumi non ve lo consiglio. Secondo me l'Udinese contro il Bologna vince, quindi io vi sconsiglio anche Sumarò. Se qualcuno di voi ha ancora Soriano, altro giocatore da tenere in panchina, quindi pollice rosso finché non si riprende. È un anno. Atalanta, Salernitana, Højlund dentro, Zapata se gioca dentro, e Pasalic anche. Il problema qua non è tanto chi schierare, è capire chi gioca nell'Atalanta. Però se avete questi giocatori dovete schierarli. Metto dentro anche Scalvini, assolutamente sì. E secondo me la Salernitana ha difficoltà in trasferta, metto dentro anche Musso. Non mi piace Atebur, lo sapete, ve lo sconsiglio. A me piace anche poco De Roon. Salernitana non mi sta piacendo per niente, devo essere sincero. Ochoa è il portiere del momento, fa una parata, gli danno 7,5 dentro. Dia più di Piontek, se devo scegliere tra i due. Schiero anche Koulibaly e Villena, che comunque l'ho visto in ripresa. Terrei in panchina Lovato. Mi piace anche pochissimo questo Boinen a metà campo, se proprio devo dare due giocatori. A me Candreva sinceramente non sta convincendo. Se posso vado su altro. Stavate dicendo dei panchinari, ragazzi, dell'Atalanta. Lokman si può mettere. I giocatori dell'Atalanta vanno messi. Io a questo punto, dopo due assist, metterei anche Boga. Però dovete tenere conto che non sapete chi gioca. Chiaro? Non sapete chi gioca. E un altro che consiglio è Zappacosta, perché per fantacalcio parte titolare. Roma-Fiorentina, partita sempre delicata. Diamo fiducia ad Abraham, diamo fiducia a Dybala. Vado dentro con Pellegrini, assolutamente. E metto dentro anche Smalling. Questi sono i consigliati, gli imprescindibili. Sconsiglio Celik, non ne posso più di vederlo anche nella squadra, nella nostra squadra al fantacalcio. Mi auguro che il mod del Bro non me lo ripropongano. Faccio anche a meno di Cristante per questa partita. Per quanto riguarda Rui Patricio, dipende con chi è il ballottaggio. Fiorentina, Bonaventura, imprescindibile. Jovic dovrebbe partire titolare. A questo giro non dovrebbe esserci Cabral, perché è infortunato. Quindi fiducia a Jovic, anche se ha una partita molto complessa contro la Roma, molto complessa. Altri giocatori io non li consiglierei se non Amrabat. Non mi piace per niente la partita della Fiorentina a Roma. Barak in questo momento si tiene in panchina. Stesso discorso fatto con De Ketelaere. Nico Gonzalez io non lo consiglio, perché sono insistenti le voci di mercato su di lui. E quindi non mi piacciono i giocatori con le valigie in mano. E chiudiamo con Empoli-Sampdoria. Vicario al modificatore fa sempre comodo. Baldanzi consigliato. Caputo, che si è sbloccato contro la sua ex squadra. Stiamo scherzando. Caputo dentro. Caputo fa doppietta. Dentro con la moto. Perché non abbiamo messo Caputo in copertina? E poi Parisi, che il suo lo fa sempre. Terrei lontano Luperto.
non mi piace per niente Satriano, secondo me si può virare su altro. Chiaramente ragazzi, sconsigliati, noi vi diamo un'opinione, poi chiaramente se non avete di meglio dentro Satriano, però ecco, il concetto dello sconsigliato è non devo per forza mettere in campo questi giocatori. Questo è il concetto, se ho altro vado su altro. Sampdoria, visto che è la partita degli ex, dentro Lammers e dentro Gabbiadini, per me è una partita matta Empoli-Sampdoria. Consigliati tutti e due, proprio da ex. Altri giocatori oggettivamente, questo Djuricic lo avete? Noi continuiamo a dirvi di svincolarlo da 4 stagioni ormai, però avete Djuricic? Lo avete tenuto? Non riuscite a darlo via perché comunque Djuricic non si abbandona, e allora dovete metterlo contro l'Empoli. Cioè, partita migliore di questa per mettere Djuricic non esiste, se non quella contro la Cremonese. Quindi dentro Djuricic. Aspetterei a mettere dentro Newithink, mi sembra molto lontano. Diamo un'occhiata ai voti. Molto lontano dagli standard a cui ci aveva abituato l'Udinese. È reduce da 2,5 e mezzo. Magari aspettiamo un po' a schierare Newithink. In generale non so se li avete, ma Murillo, altro giocatore da evitare, e in generale la Sampdoria, però non credo che abbiate in questo momento molti giocatori della Samp. Consiglio anche Sabiri, ha perso a Pill, mi fa tristezza vederlo in panchina, però siccome io ritengo Empoli-Sampdoria una partita matta, potreste anche metterlo dentro. Bene ragazzi, questa era l'analisi rapidissima delle formazioni per quanto riguarda la 18ª giornata. Partite da tenere sott'occhio, chiaramente il big match tra Napoli e Juventus, ma mi intriga molto anche Roma-Fiorentina, e per la pesantezza dei 3 punti in palio, Cremonese-Monza ed Empoli-Sampdoria. Ricordatevi che dovete mettere la formazione entro venerdì sera. Cosa significa questo? Significa che tanto tempo per andare dietro alle probabili non ne avete. Per questo, ancora una volta, andate con le certezze. D'accordo? Partite da quelle. D'accordo? E che il +3 sia con voi.